Ero, ho il gazebo qua al porto di Marina, Isola Rossa. È più facile trovarmi tramite il recapito telefonico, perché uno mi chiama, mi dice: Piero, voglio fare la gita con te, quando hai posto, fissiamo l'appuntamento e venite direttamente a navigare con me. Ho capito che all'inizio, quando io facevo solo noleggio senza conducente, la gente mi chiedeva: ma non c'è qualcuno che ci può accompagnare? Ecco, l'idea è partita da lì. Più che averla avuta io, l'idea sinceramente l'hanno avuta i turisti, perché continuavano a dire: sì, noi prendiamo il gommone, usciamo, ma non sappiamo dove stiamo andando, per cui se ci fosse uno che ci può accompagnare. E da lì è partita l'idea. Allora io ho lasciato un pochino più, diciamo, tralasciato un pochino più i gommoni piccoli, ho deciso di prendere un mezzo un pochino più grande, che all'inizio era di 6 metri, e ho iniziato a accompagnare la gente, cioè a fare gite guidate più che mandarle da soli, proprio per fargli vedere la nostra, quello che Madre Natura ci ha regalato, perché abbiamo delle calette che sono veramente la fine del mondo. Io faccio 7 miglia marine partendo dall'Isola Rossa e arrivando fino a un villaggio che si chiama Costa Paradiso, che poi appunto è il nome che diamo a tutta la costa che visitiamo. In questo tragitto ci sono 350 e 200 calette. Chiaramente non riusciamo a farle tutte, perché in 4 ore non si riesce a farle tutte. Da questo punto io arrivo fino a Tinari. Abbiamo già navigato per circa 3 ore, per cui li faccio scendere, li lascio scendere, gli faccio fare il bagno in spiaggia, in questa stupenda spiaggia, e gli do una mezz'oretta in modo anche da rilassarsi un attimino, perché camminare in barca per 3 ore, se tu non gli dai lo spazio di rilassarsi un attimino, la gente poi scende a terra ed è ancora in barca. Allora gli diamo la possibilità, una mezz'oretta, di rilassarsi in spiaggia, fanno il bagno in spiaggia, che è bellissimo. E poi ricarichiamo, si fa ancora un pezzettino perché la Costa Paradiso è oltre Tinari, arriviamo fino alla Costa Paradiso e poi pian piano si torna indietro. È una gita a livello familiare, io sono un conducente perché ho la patente, perché guido, però poi chi comanda chiaramente sono i miei passeggeri. La cosa più bella per vedere il mare è vederlo dal mare, il mare visto dal mare. Invito tutta la gente che vede il video a venirci a trovare, perché vi posso garantire che è un'esperienza indimenticabile. In particolar modo invitiamo gli amici di A1, che gli riserveremo anche un trattamento particolare.